Che cos'è un meme? Un meme è un linguaggio di un altro luogo, un'eterotopia che si chiama internet, un'eterotopia in cui viviamo tutti, non solo vi viviamo, ma siamo schedati con nome, cognome e foto. Pochissime persone oggi non hanno mai visto un meme, ma tantissime persone non saprebbero riconoscerlo. Per me, che ho una formazione da filosofo, riconoscere qualcosa vuol dire definirla, vuol dire cioè rispondere a quella domanda: che cos'è un meme? Vuol dire distinguere quella cosa da tutte quelle cose che ci somigliano, ma non sono quella cosa. Per capire quindi cos'è un meme, bisogna individuare ciò che somiglia a un meme, ma non è un meme. Di questo si è già incaricata la stampa, che da diversi anni usa come sinonimi il termine meme e il termine viral, o contenuto virale. Cos'è il contenuto virale? Il contenuto virale è quel tipo di contenuto che si riproduce rapidissimamente, si diffonde in lungo e largo, sempre uguale a se stesso. Non è proprio solo di internet, anche i tormentoni musicali sono contenuti virali, anche i modi di dire, anche le notizie, la gaffe di un politico o un video divertente. Ciò che ha in comune il contenuto virale è che si riproduce sempre uguale a se stesso e quindi annuncia solo il suo contenuto. Il meme è qualcosa di diverso, è un tipo di contenuto virale. È quel tipo di contenuto virale che non mira solo a riprodursi, ma chiede di essere reinventato, invita a essere reinventato. Per capirlo meglio, facciamo un esempio di un contenuto virale che è diventato meme. Non tutti i meme nascono come contenuti virali e non tutti i contenuti virali poi diventeranno meme, ma ci sono molti esempi di questo tipo. Per fare un esempio, appunto, eccolo qua. Ridete perché già sapete. Questa scena la riconoscete benissimo, è accaduta dopo la tragedia del Ponte Morandi, in cui una giornalista di Sky TG24 intervista una persona che non sa essere il sindaco di Genova e gli chiede: "Lei è di Genova?" Sappiamo bene come risponde Marco Bucci: "Mi scusi, è di Genova, vedo un po' lei, sono il sindaco." Questo video è girato inizialmente come contenuto virale. Le persone lo condividevano perché era accaduto qualcosa di straordinario, qualcosa di buffo, qualcosa che faceva discutere, per esempio, se era giusto mandare una giornalista inesperta sul luogo senza farle vedere una foto del sindaco e discorsi di questo tipo. Ma immediatamente, poiché siamo nel 2018, è diventato qualcos'altro. È diventato un meme, non stiamo più parlando di Genova, stiamo mantenendo solamente una cornice narrativa, uno storytelling, quello che poi andremo a chiamare template o cornice memetica, cioè quel discorso lì, che può essere fatto in questo modo nazional popolare molto semplice, ma anche in modi un po' più esteticamente raffinati, come questo qua. Citando Marx sul lavoro con Elon Musk che si incarica di fare il capitale. Questo è un tipo di meme. E per riuscire a comprendere bene, siamo già di fronte a una realtà. Ogni meme ha due parti, è sempre composito. C'è una parte che è la cornice memetica, che non cambia mai, e ci sono tutte le singole battute che a partire da quella cornice memetica possiamo fare. Vediamo un esempio che ce lo spiega bene. Questo è uno dei meme più famosi del 2017 ed è tutt'altro tipo di meme. Non siamo più, nas non nasce da un contenuto virale, ma dal suo opposto, cioè da un'immagine irrilevante, una stock images, una foto di agenzia, finte lastre di cervelli che illustrano degli articoli di psicologia o di neuroscienze. Qualcuno li ha messi in ordine gerarchico e ha cominciato a farci battute sopra come questa. Cervello molto piccolo, la Terra è tonda. Cervello che si illumina, la Terra è piatta. Cervello molto illuminato, la Terra è un cubo. Il grande cervello, la Terra è un velociraptor. Comprendete bene che su questa base potete fare infinite battute ed è tutto già qua, tutto nel dispositivo linguistico. Voi, quando vedete questa immagine, comprendete bene che potete prenderla e farla propria e mettere in ordine qualsiasi cosa vogliate. Facciamo ancora un altro esempio. Questa è un'altra foto irrilevante. Foto di agenzia che doveva illustrare degli articoli sulla gelosia. Qualcuno ha visto questa foto, ne ha visto la potenza narrativa e ha detto: "Ma io ci metto delle etichette sopra. Io, il dolce sollievo della mia stessa morte, i miei cari e i miei parenti."
Questo è solo un esempio di quello che possiamo fare con questa foto. Ve ne faccio vedere un altro che illustra, diciamo, l'essenza stessa di questo meme, sfruttando la psicanalisi, in cui c'è l'io, ci sono le nostre tentazioni, le pulsioni, l'es, e c'è il superio che ci guarda schifati. Fin qui è tutto molto chiaro. Questo è quello che ho chiamato meme standard non riflessivo, cioè è il meme più comune di tutti. Ma poiché il meme è un gioco figurativo, le persone si sono stancate molto presto di prendere queste cornici e farci delle battute. Hanno iniziato a lavorare sulla stessa cornice, quindi a creare meme riflessivi che parlano di loro stessi, che diventano ricorsivi e che costituiscono una storia della memetica che si cita a vicenda. Eccola qua. Voi ridete per due motivi, se avete riso. Uno è perché conoscete uno dei film più famosi della fine del millennio, cioè Matrix, una famosa scena in cui Neo entra in una simulazione della simulazione di Matrix, si distrae per il passaggio di una bella donna e l'agente Smith gli punta una pistola alla testa. Ma se io non avessi mai visto i meme precedenti, quelli non riflessivi, quelli intuitivi, quelli standard, io vedrei solamente un fotomontaggio fatto male di quella scena. Questo meme e tutta questa classe di meme riflessivi, che poi nell'ambiente vengono chiamati post-ironici, ironici, meta-ironici o anche dunk, tutti questi meme qua sono comprensibili solamente a partire dalla conoscenza pregressa di una serie di meme cui fanno riferimento. Questo fa molto ridere quando ti arriva dopo che tu hai visto 10 Distracted Boyfriend, quel tipo di meme lì, e ti arriva questo qua, che scompagina le carte in tavola, mette in discussione la cornice memetica stessa. Si può arrivare a dei livelli veramente cervellotici. Ne ho preso un esempio che non andremo a spiegare. Dunk meme schematico, cioè un meme veramente per persone infognate. Qui abbiamo le descrizioni di Baudrillard, un filosofo degli anni Ottanta, che parla di come il segno diventa un simulacro, messo accanto al meme che abbiamo visto prima, che a sua volta ordina 8-9 meme diversi. Questo meme è di una complessità che fa ridere proprio in virtù dell'artificiosità che ha creato, ma ci sono anche degli esempi più, diciamo, fruibili e più anche interessanti, che non chiamerei schematico come questo qua, ma meme letterario. Questa è un'orgia semiotica. Qui ci sono dei riferimenti alla cultura politica del nostro paese, ai videogiochi, agli anime giapponesi, al gergo di internet e alla cultura memetica. Non si sa neanche perché si ride quando si guarda questa immagine. Si ride per la surrealtà della scena, cioè di Salvini su Minecraft che parla mezzo italiano mezzo inglese e viene interpellato dai personaggi di Neon Genesis Evangelion che lo riconoscono in quanto angelo, e si spaventa, gli vengono gli occhi rossi, anche questo è un meme, e in font impact gli appare il suo stupore, miseriaccia, bottom ruspa. Neanche questo meme può essere spiegato in tutti i suoi riferimenti, ma è un esempio del livello a cui questa cultura può arrivare, una cultura che è un serbatoio di segni che possono ricombinarsi tra loro in maniera creativa e infinita. La potenzialità di questa cultura per la comunicazione piana e semplice è visibile agli occhi di tutti, ma c'è anche una potenzialità, a mio avviso, più interessante, che è la potenzialità artistica, come questo esempio qui, e noi abbiamo sul palco uno dei più grandi memer d'autore contemporanei, Lorenzo De Angelis, in arte Oznerol, che ha memato esattamente questo evento. E lascio quindi la parola a lui. Allora, buonasera a tutti, volevo subito fare un incipit che, come ha introdotto Alessandro, sicuramente creare un discorso su immagini che sono state fatte fondamentalmente nell'arco di un'ora, due ore, fondamentalmente adesso, diciamo che è abbastanza difficile, quindi cercherò di andare un po' a braccio, ma sicuramente potete darmi una mano. Ho preso questa immagine in esempio per mostrarvi un po' l'andamento di questi ultimi 4-5 minuti, per farvi capire come funziona questo esperimento. Questo è un programma molto famoso, ho censurato il nome per non fare pubblicità e quant'altro, volevo farvi vedere come poteva trasformarsi in meme. Non so se si riesce a leggere, comunque c'è un signore in alto a sinistra con un cappello da pirata.
Perché ho preso questa immagine, ad esempio? Perché uno degli speaker che ha parlato precedentemente è diventato anche lui meme circa un anno fa, mi sembra, circa un anno e mezzo fa. Il programma era lo stesso, ma come si può far diventare Christian Raimo un meme? Vediamolo. Cartello che se lo tieni in mano diventi Christian Raimo, Glauco, 37 anni, ci mostra le doti del suo cartello magico. Continuando con il discorso, la presentazione che c'è stata prima di noi era di Valentina Nappi, in particolare mi ha colpito un discorso che faceva su pornografia e gioventù, principalmente mostrare pornografia ai più piccoli, e mi ha ricordato in particolare un film di capolavoro di Tornatore. Diciamo che più o meno sapete già tutti dove si vuole arrivare, il piccolo Cascio nel cinema che rimane estasiato, diciamo così. Poco prima della Nappi c'è stato un bellissimo esperimento delle ragazze di Ethnonaut, adesso non mi ricordo il nome, mi sembra Ethnonaut, e ci hanno mostrato le orecchiette alla cima di rapa con grilli, mi sembra, con dei grilli. Al grillo. Questa diventa... Neanche questa qua posso anche non spiegarla, diciamo così, sicuramente. L'ultima per chiudere, questo è successo qualche giorno prima della presentazione, in cui un articolo di Bari Today si è condiviso su Facebook, fondamentalmente avevo questo inizio quasi da barzelletta, diciamo così, anche perché c'era il nostro nome, però la cosa interessante è che tralasciava un particolare importantissimo. Rachel Vaniera, Alessandro Lolli, Lorenzo De Angelis, Josephine Goubet, il ricordo del porno Valentina Nappi, vuoto, e visto che i meme un po' quasi profani, un po' da profano possono essere considerate un po' le barzellette del nuovo millennio, vogliamo dire così, perché non farla diventare la barzelletta più famosa del mondo, che entra in un caffè e per concludere splash. Grazie a tutti.